Allora, il sistema è composto da due CDJ della DJ Tech, la Scratch 101. Non sono maluci, in quanto la simulazione del vinile è veramente buona. Mixer della Behringer con volumi bene o male impostati, sempre che non vadano mai nella sezione positiva in uscita. Adesso ho già impostato il master più o meno al massimo della sopportazione dell'orecchio, quindi regolerò il volume col canale. Amplificazione. Allora, il segnale entra in un equalizzatore, un 16 più 16 bande, con smorzamento dei medi, in quanto i ciare generalmente hanno un'altissima uscita nei medi. Segnale poi, aspetta che è troppo alto il volume, segnale poi diciamo diviso in tre canali, in subwoofer medio bassi e alti. Segnale poi si dirama appunto dall'uscita del subwoofer con un amplificatore dedicato e attualmente spento, che ho brigettato in mono in modo da avere più potenza, oltre che avere anche un suono più pulito. Gli alti vengono invece, questo è un 150 più 150, che in brigettato viene circa 450 watt giù di lì. Gli alti invece sono pilotati da questo amplificatorino, che non è niente di che, ma fa il suo lavoro, un 200 più 200, e comunque gli alti generalmente non sono sottoposti a sforzi. Bassi e medio bassi, niente da dire. Abbiamo un bel side 2006, ancora un amplificatore che tale si possa definire, un made in use tutto fatto a mano. Questo è del 1990, se non ricordo male, 89-90, dovrei guardare dietro la data di costruzione. La cosa simpatica è che c'è un adesivo, adesso qua purtroppo non si riesce a leggere, dove dice che questo amplificatore non può essere usato per usi privati, ma solo per usi professionali, come se l'uso professionale fosse un uso bellico. Vabbè, comunque questo per far capire che cosa può essere un amplificatore. Pesa 40 kg, quindi anche abbastanza tranquillo da trasportare. Dunque, attualmente impostato come vedete in 0 dB i segnali in guadagno, e anche in 0 dB il segnale per quanto riguarda i misuratori, i metri simeter. Se riuscite a vedere, 4, 16, 50. Vedrete che non andremo mai oltre i 50 con l'utilizzo del suono in uscita dal mixer circa di 3 quarti. E anche perché comunque bisogna avere un po' di orecchie per tenere tutto quel volume. Va bene, pronti?
Bene, penso di avervi dimostrato cosa siano 50 watt di picco. Provate a immaginare cosa sia questo sistema a 400 più 400. Qua è impossibile metterlo, sia perché mi butta giù la casa, sia perché per assurdo, anche comunque se il mixer non è sfruttato al massimo, infatti come vedete lavora sempre intorno ai meno 4, meno 7, volendo potrei dargli un po' di più, è impossibile stare dentro questa stanza, cioè veramente woofer, se ti schiacciano il torace. Poi non solo, praticamente comunque anche qua la resa è decisamente bassa, causa appunto della compressione del volume della stanza, i woofer non riescono a sfogarsi. Comunque il segnale in uscita dal mixer non è sufficiente a sfruttare il SAE. Qua ci vorrebbe un secondo stage di preamplificazione prima di andare al SAE. Prima o poi lo farò, in quanto qua sia l'equalizzatore sia il cross non amplificano abbastanza, non c'è niente da fare. Questo SAE vuole un segnale bello bello pesante in entrata. Va bene, divertitevi, ciao ciao.